Nella tredicesima giornata sull'ostico campo della Vittoria, il Pineto vince per 0-2 contro il Tolentino e torna in cima alla classifica. Dopo un primo tempo a reti bianche, nella ripresa Losicco e Milani consegnano l'intera posta agli abruzzesi. Prossimo incontro, big match contro il Trastevere allo stadio Mariani Pavone. Calcio d'inizio per gli ospiti, il match incomincia con il consueto equilibrio, gli abruzzesi iniziano ad alzare i giri del motore, Domizzi convocato in rappresentativa Serie D, splendido lob per Giambè, ma altrettanto splendida risposta di Giorgi. L'attacco biancazzurro inizia a prendere le misure, ancora Giambè, conclusione al volo dal limite, l'estremo di casa risponde presente. Sempre l'undici adriatico vuole lo 0-1, slalom dell'altro convocato in rappresentativa Serie di Traini, ma il portiere Cremsi sventa nel più classico dei corner. Il primo squillo dei locali arriva al 35esimo, Marcelli su punizione, cross al centro, la palla dell'ex Pescara beffardamente sfiora il palo. Monologo pinetese, Maio al volo di un nulla alto. Nella ripresa la partita continua con il consueto copione, Giambè di forza sfonda la difesa avversaria, nessuno beneficia del cross al centro, gli attacchi ospiti portano la firma di Giambè prima, Maio poi, ma la retroguardia marchigiana riesce a frangere i flutti, il gol tanto atteso arriva alla mezz'ora con un pizzico di fortuna, Losicco a rimorchio, complice una deviazione, spiazza di buona sorte Giorgi, il vantaggio d'energia alla squadra di mister Amaulo, spinge ancora Giambè e cerca Braghini, interviene il portiere di mister Mattoni, ancora il Pineto vuole il raddoppio ma Maio cicca la conclusione, poco male per il Pineto, Giambè sempre lui semina il panico, il pallone carambola sul neo entrato Milani che trova così il primo gol in biancazzurro. Nel finale Ceccacci cerca di arrotondare ulteriormente il punteggio. Da parte della mia squadra già nel primo tempo meritavamo di andare in vantaggio, infatti nell'intervallo un po' ho alzato la voce perché dovevamo essere più cattivi sotto porta, perché il campo non era nelle migliori condizioni, quindi riuscire a creare 3-4 opportunità importanti e in qualche circostanza abbiamo sbagliato anche l'ultimo passaggio, stare nel 0-0, poi col passare dei minuti nel secondo tempo tutto poteva diventare ancora più difficile. Fortunatamente siamo stato questo autogol che ha sbloccato la partita, anche se in precedenza nel secondo tempo abbiamo avuto altre 2-3 situazioni favorevoli. Quindi per quanto riguarda, io analizzo sempre la prestazione, una prestazione importante e abbiamo vinto con merito. Non dobbiamo guardarla, noi andiamo avanti di partita in partita, adesso domenica affronteremo il Trastevere, inizieremo a preparare nel miglior modo di questa settimana, è uno scontro che adesso è di alta classifica, però altre squadre dietro, vedesi la San Benettese che oggi ha vinto un campo difficile come il Fano, la stessa Senigallia, ci sono squadre importanti, Porto Ascoli che è ritornata sotto, quindi è un campionato con grande equilibrio e poi sicuramente col mercato di dicembre cambieranno tantissimi organici, quindi inizierà un campionato diverso. Noi adesso, ripeto, andiamo di partita in partita e cerchiamo di rimanere lì fino alla fine, ma il campionato si deciderà nel mese di marzo. Sapevamo che incontravamo una squadra ovviamente molto forte, il nostro periodo anche a livello di organico è un po' deficitario, sapevamo che dovevamo fare la partita perfetta. Per 70 minuti siamo riusciti a imbrigliare, al di là che nelle occasioni, ma la squadra del Pineto è forte, non è che eravamo riusciti, poi ecco gli episodi ci hanno condannato, però ovviamente sotto l'impegno non posso dire nulla ai miei ragazzi, la vittoria del Pineto, devo essere onesto, è meritata, non è, noi dobbiamo affrontare un campionato difficile, ma con questo atteggiamento, poi con il lavoro ovviamente che la società sta facendo per reperire all'apertura del mercato qualcosa arriverà e noi siamo convinti che ci possiamo salvare.